facilitare l'incontro dei giovani con le aziende e dunque con il lavoro. L'obiettivo del Career Day, promosso dalla Scuola delle Scienze Economiche Aziendali, Giuridiche e Sociologiche dell'Università d'Annunzio, è stato condiviso da molte organizzazioni del territorio, oltre che da aziende che hanno offerto al servizio degli studenti la propria realtà imprenditoriale e professionale. Sì, una grande partecipazione dei nostri studenti che si sono iscritti in 300, sono studenti e neolaureati, ci sono e partecipano per il primo anno questa volta anche gli studenti delle scuole superiori. L'idea è quindi quella di seguire i ragazzi nel loro percorso formativo, dalla scelta dell'università, del percorso universitario fino all'ingresso nel mondo del lavoro. Ci sono una serie di iniziative nella mattina le presentazioni delle aziende, la partecipazione anche di Confindustria che da molti anni collabora con noi ad una serie di iniziative. Questo è l'incontro principale con il mondo del lavoro che organizziamo come scuola. Nel pomeriggio la giornata vedrà la partecipazione delle agenzie per il lavoro, quindi i ragazzi parteciperanno a una serie di iniziative. L'obiettivo è quello di aiutarli a affrontare un colloquio di lavoro, utilizzare LinkedIn, imparare a utilizzare LinkedIn. Prezioso il supporto di associazioni confindustriali in grado di fornire la rete adeguata alla formazione di eventuali stage. Quello che dobbiamo fare è anche dare l'impronta, come abbiamo fatto oggi, su alcuni temi chiave che i giovani devono assolutamente approfondire nel loro percorso di vita e professionale, che sono certamente la sostenibilità, sono certamente l'internazionalizzazione, l'apertura dei mercati internazionali e il mondo del digitale, e dobbiamo capire come questi tre pilastri possano tra loro essere legati e sviluppare la competitività delle nostre imprese. Tra le organizzazioni ha partecipato anche la Federmanager Abruzzo e Molise, l'associazione maggiormente rappresentativa di dirigenti e quadri d'azienda, che ha presentato il progetto Minerva. Cerchiamo di portare avanti comunque dei progetti importanti. L'ultimo che stiamo mettendo a posto, il famoso Women on Board, è un progetto importantissimo perché fa parte dell'ambito della sostenibilità nella GD Governance, in cui cerchiamo di certificare e di qualificare le donne dirigenti affinché possano partecipare nei consigli di amministrazione.